Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Finalmente siamo tornati sulle carte leggendarie, sì, dopo un'assenza di un paio di settimane più o meno, ma con Yo-Kai Watch mi sono un attimino arenato. E ora continuiamo il nostro viaggio attraverso Duel City, Battle City o quello che sia. Joy se n'è appena andato perché gli serviva ancora una Locator Card e Yugi invece le ha raccolte tutte. E ora anche Joy deve riuscirci bene. Io e Yugi le abbiamo tutte ovviamente. Quando lo faremo saremo tutti in finale. Thea, tu che fai? Grazie per averci salvati. Non ricordo di essere stata ipnotizzata, va bene. Ah, ma Rikishtar ti ha fatto paura quando ti sei ripresa, bene. Allora, Yugi, bisogna andare da qualche parte a questo punto. Se tutti quanti abbiamo dei Locator Cards, manca davvero poco. Dovremmo essere in grado di andare alla galleria. Ti aspettavo, Amos. Dobbiamo discutere di una cosa, io e te. Intanto, salve, io mi chiamo Amos e tu ti chiami Ishizu nel gioco. Però in realtà si chiama Isis, lei. Bel nome. Innanzitutto ti dirò il segreto delle carte. Nell'antico Egitto erano i maghi a tenere la pace. Lo facevano imprigionando in tavolette di pietra la causa delle nostre miserie, i mostri nei nostri cuori. Ma alcuni sacerdoti corrotti cercarono di rovesciare il faraone usando i maghi e le tavolette di pietra per fomentare la ribellione. Questo esemplare vecchio 3000 anni lo dimostra. Pegasus ha creato le Duel Monsters Cards basando tutto il suo lavoro su queste tavolette di pietra. Ora, la magia dell'antico Egitto è queste carte. Sembri sorpreso, un pochino, ma è la verità. Te lo dico per un buon motivo, ma prima che ti spieghi, devi fare qualcos'altro. Duella con me, ti prego. Devo essere sicura che tu abbia vero potere. Il vero potere che secondo me possiedi. Guarda, uso come ante una qualsiasi. Dunque, terreno normale. Partiamo alla grande. Ovviamente la maschera dell'oscurità è sempre una carta ben gradita. Vediamo un po'. Lei ha mostri luce, quindi non dovrebbe essere troppo difficile vincere. Potrebbe attaccarmi con un mostro sogno, qualcosa del genere. Sognatore, probabilmente. Diamo d'oro nel doppio, che di cui attivo l'effetto, così ce ne sono due. Il problema è che non possiamo attaccare se attiviamo l'effetto della carta, per qualche ragione, ma ci sta come meta. In fondo questo è formato GOAT, quindi, ma, non mi lamento proprio. Allora, dato che lei ha sempre mostri luce, Senju dalle mille mani, palesemente la carta a cui si sono ispirati quelli di Game Freak per fare Arceus, ma non lo diciamo troppo in giro. Che cos'è messo? Messo della luna? Messo. Facciamo che non conosciamo i termini. Quelli più comuni si conoscono. E messo si conosce. Infatti messa e messo. Cribbio! C'è il Sogn. Allora, il Sog. Ma guarda, doppio tributo per Guerriero Planetario. Bellissima carta che... da cui sto quasi per sparare un insulto potente. Allora, sono demone, quindi lui ora mi distruggerà con un mostro luce. No, lui, lei. Siamo precisi. Ah, la Storrega. Attivo l'effetto della Storrega. Così diventa più forte. Dunque, ha giocato in difesa, quindi vuol dire che è un Sog. Ah, brava. Vabbè, sì, mo ci pensa il mio mostro oscurità. Va bene. Fai la brava. Ok, perfetto. Ok, manca davvero poco. Caccerà un altro mostro luce? Certo, poteva anche cacciare Sog, volendo. Però se non l'ha fatto, vuol dire che non ce l'ha. La strega se ne va. Ok, ci siamo. Vai. Un cribo. Cribo non basta, cribo. Un cribo fasullo questo, Ah, che cacchio. Sono i demoni che sconfiggono i Sog, vero? Sì. I demoni sconfiggono i Sog. Penso siano sognatori. Sogn. Non mi viene in mente niente con altro con sogn. Sognante? Boh. Sog non è una parola molto semplice. Sono tre lettere che non puoi proprio
mischiare a tutto, anche perché non avendo il manuale, non so di preciso il termine. Le voci erano giuste, sei davvero abile. Forse potrei porre fine ai folli piani di mio fratello. Piani? I suoi piani? Voglio raccogliere le carte proibite e conquistare il potere finale. Ti prego, guarda ancora l'esemplare. Le vedi le tre tavolette raffigurate? Rappresentano i tre dei egiziani. Sono così rare che spesso la gente le crede miraggi. Ce n'è solo una copia. Una copia, tra l'altro, che Pegasus ha fatto e poi ha nascosto in Egitto. Proprio nel luogo del culto, ma comunque. Anche le loro carte sono altrettanto rare. Chi conquista tutte e tre queste carte magiche forse diventa anche invincibile in eterno e diventa Duel King. Ciascuna delle carte ha enormi poteri. E questo potere cade nelle mani sbagliate alla fine. Mio fratello, Marik Ishtar, si è lasciato vincere dal male. Ha organizzato i ghouls per cercare le carte rare. Spera che fra esse ci siano anche quelle degli dei. Devo fermarlo a ogni costo. Sono perfino disposto a darti una delle carte, l'unica carta divina rimasta in Egitto. Ma prima devi duellare un'altra volta. Senta, signorina. Con calma, però. Beh, tutto qui. Saresti tu la prova finale. Un duello per una carta divina. Divertente. Ma con un gonzo come te, nessun problema. Mi spiace di costringerti a questa prova, ma devo essere sicura. Sicura che tu sia degno della carta divina. Sicura che tu abbia il potere di vincere il male. La carta sceglierà me. Inguardiamus! Guarda, facciamo che vinci tu, eh. Ah, devo iniziare io? Oddio, Kaiba usa mostri demone, se non sbaglio. Anche oscurità, sì, certo. Quindi mi ci vorrebbe un sognatore oppure una carta forte. Tesoro del drago. Ah, non ho mostri oscurità al mo. Cavolo, che Gyakuten Umegami. E mo che gli faccio a quella? Il buco nero. Abisso oscuro, sì, ovviamente. Sempre nomi molto sobri per i traduttori a volte. Vabbè, però, suo drago fata. Fatato, tra l'altro. Oh, uffa, non ho niente. Ma ci perdo contro Kaiba. Eccola la drago minore. E drago fatato, vai. Ora lui col mostro demone mi no, l'ha fatto l'evocazione per tributo. Ah, è oh, ci sarebbe un mostro acqua però. 1007. Attivo l'effetto di Scale Angel. Fammi fare il tributo, ti prego. Tanto non basterebbe comunque. E come glielo batto, Tycoon alato? Posso batterlo, no? Il soffocatore. Bella combo di carte. Un mostro oscurità, ti prego. Un mostro oscurità. Per favore, gioco. No, no. Ah. Purtroppo bisogna fare due duelli in successione e non è facile, perché in genere, dato anche se sono da emulatore, non basta fare un save state e poi rifare il duello. Perché che fa il gioco? Da quando accendi la console fino a quando la spegni, lui ha tutti gli schemi preimpostati del deck, delle carte che pescherai. E questo ogni volta che si accende e si spegne la console. E qua bisogna fare due duelli in successione e riuscire a vincere. Ah, rieccomi. Speriamo di iniziare bene. No, 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 non puoi iniziare così però. Cioè, ha sempre la carta adatta a contrastarmi. No, non può essere così. Come fa? Serve un mostro oscurità, mi serve. Niente, ti pareva che già avevo. Oh, quando mi serve non lo becco mai. Aspetta, 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 aspetta. Allora, questa è una cosa grossa. Allora, fermi. Lui ha evocato il drago bianco e altri due mostri. Ho
ho trovato finalmente un mostro oscurità. Ho detto male che va, gli elimino il drago bianco giusto per prendermi una piccola rivincita. Poi perde, ok. Invece no, ha sacrificato gli altri due mostri per evocare un secondo drago bianco, sicuramente in difesa. Perché? Poteva distruggermi con gli altri due mostri. E invece no. Era un drago bianco, infatti. Vai a capire come ragiona il computer. Eccolo lì, quello è un mostro tipo terra. Mi servirebbe un mostro volante, giusto? A 1004. Mi conviene? Attacchiamo con piccola chimera. È un mostro terra! È un mostro terra! Eh sì, perché se gioca coperto vuol dire che non è... Oh cavolo, foresta. Ce l'ho un fuoco, mi pare, io? No, ho un'altra oscurità. Però quello è 1003. Attacco, per forza. Vediamo un po' che fa. Ok, 1004 però. Luce, lo evoco. Male che va, gli faccio un po' di danni. Ok, anche lui ci sta andando pesante quei danni. Però cosa ha giocato? O un mostro oscurità o un mostro luce. Oppure un mostro che lo fa perdere. Un mostro che lo fa perdere. Aia, però ora lui farà un grande danno contro la strega. Buggy. Oh, finalmente. Finalmente ce l'ho fatta. Fera, dove vai? È fatta. È fatta. Faccio un salvataggio perché non vorrei che si spegnesse tutto. Non si sa mai. Vinta. Oh, capacità aumentata di 30. Solo? Di 300 almeno. Drago finale occhi blu che non giocherò mai. Perché il gioco lo sa che non lo giocherò mai. Ho perso contro uno come te? Sono così sbadato. Ma anche senza la carta divina vincerò la finale. Diventerò lo stesso Duel King. La prossima volta non andrà così. Amos. Amo? Congratulazioni, Amos. Ti affido uno degli dei egiziani. Obelisco del tiranno. Usa questa carta e ferma mio fratello. Il futuro ha scelto te. Non fallire, ti prego. Obelisco del tiranno è una carta molto rara. Il problema è che ha bisogno di due tributi per essere evocata. O meglio, se funziona l'effetto come nel gioco, ma come nell'anime, voglio dire. Ma non credo. Andiamo un po' a vedere. Oh, eccoci qua con tutti i nostri amici. Ehi, Amos, ti stavamo aspettando. Finalmente ho la mia sesta locator card. Ok, controlliamo dove sarà la finale. Ma dov'è? Allo stadio. Quello che dovrebbe aprire fra poco? Ah, allora è là? Bene, andiamoci. È qui? Ma che squallore. Sei sicuro che sia proprio qui? Anche la musica remixata. Ehi, è Namu. Sei... Cosa? No, non è lui che parla però, vabbè. Sei anche tu in finale? Non so come, ma ce l'ho fatta. Penso di aver avuto molta fortuna. Allora deve essere qui. Entriamo. 1, 2, 3, 4, 5 con Kaiba e 6 con chi? Ah, con Mai, certo. Sì, scusa il ritardo, non ci hanno eliminato. Ehi, calma, mica perdo così facilmente io. Allora chi sono gli altri due? Allora siamo in 8. Mancano 5 minuti. Ragazzi, manca pochissimo ormai. È vero, siamo in 8 noi. Ce l'ho fatta. Ryo Bakura, non sapevo che partecipassi anche tu. Ho iniziato tardi, ce l'ho fatta per un pelo. Mi sono alzato tardi. Allora manca solo un duellante ora. Ed è... noi sappiamo chi è. Ora si inizia, Amos. Quel dirigibile deve essere il palco. Un altro tocco originale di Seto Kaiba, eh? Proprio per un pelo. Quasi quasi superavamo il tempo limite. Ma ora siamo in finale. Che emozione! I finalisti sono quelli che pensavo. Stavolta sarò io a vincere, ma stai zitta. Anch'io ce l'ho fatta, mi sa che ho avuto fortuna. Facciamo del nostro meglio, Amos. Non so come, ma ce l'ho fatta ad arrivare alla finale. Ora che sono qui mica voglio perdere. L'ultimo duellante arriverà in tempo. Non si è ancora fatto vivo quel Marikishtar. Chissà se viene.
Vincerò tutto io in questo torneo, le carte e il titolo di Duel King, ti piacerebbe? Ok, vincerò tuo fratello, ci siamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con me, 7 con Namu e 8 con l'altro tizio. Manca un minuto, non arriva? Eccolo, mi chiamo Mari Kishtar. Allora è Mari Kishtar, è lui e non ci scappa. Finalisti, benvenuti e congratulazioni. Il dirigibile dove disputerete le finali. Forza, tutti a bordo. Si dia inizio alla finale. Non manca Shizu che doveva... Non viene con noi Shizu? Ricordavo diversamente. Siamo pronti ad annunciare la prima partita. Yugi Muto contro Ryo Bakura. Io? Ok, duellerò contro Ryo. Ehi, è una partita da non perdere. Spero che non finisca come l'altra volta. C'è da preoccuparsi. Loro non sanno quale altra volta. Ryo, che ti prende? Ho aspettato questo momento, Yugi. Voglio il tuo Millennium Item. Sei sotto il controllo del Millennium Ring. Yugi, fammelo vedere. Fammi vedere l'altro Yugi. Non ti nascondo niente. Fallo! Sembra che debba duellare con te. Sì, devi essere tu. Il ragazzo è troppo debole. Batterò te e Mari Kishtar. E i Millennium Items saranno miei. Forza! Un sliper. Quello lì, l'arbitro. Ok. Ho perso ancora. Ma quella carta? È Slifer, drago del cielo. È una carta divina e può usarla solo l'eletto. Ma l'avevi tu? In questo gioco si muore. Bakura è scomparso. Non ce la fa più. Possiamo ora annunciare la seconda partita. Amos contro Mari Kishtar. È lui, stai attento Amos. Ma è davvero Mari Kishtar? Perché dici questo Yugi? I possessori di Millennium Item si riconoscono. Ma si tratta di una semplice sensazione. Una cosa istintiva insomma. Eccomi, sono qui sotto. Aiuto, ho paura. Non voglio duellare. Ti aspetta la sconfitta. Striscia fino... Ma vai a quel paese, vai. Tu e la sconfitta di chi ti frega. Sì, avrà un deck speciale sicuramente. Non perdere contro quel balordo. È certo che non perdo contro quel balordo. Spero che tu vinca, gioca duro. E allora giocherò duro, amici miei. Io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti i link necessari. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.